Giovedì 1 settembre 2016 si è tenuta presso il Centro Russia Ecumenica a Roma la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Madre Teresa, una goccia nell'oceano. Sono intervenuti tra gli altri il direttore artistico Gennaro Colangelo, Raffaele Luise, giornalista e vaticanista, l'attrice Serena Autieri e la cantante Maeya Collins. Non è un caso che Aracne TV si occupi di questo splendido progetto evento su Madre Teresa. Si tratta di un'azienda che ha al proprio interno lavoratori appartenenti a ben 13 nazionalità e a differenti etnie. Si sta realizzando il disegno multiculturale che Madre Teresa ha da sempre fra i suoi obiettivi, che è quello dell'accoglienza, dell'incontro, dell'ascolto. Io mi sento sicuramente madre di questo progetto perché l'abbiamo vissuto in prima persona, l'abbiamo supportato, abbiamo fatto in modo che questo potesse nascere e per poterlo presentare alle persone che, di tutto il mondo, perché le persone aspettano un messaggio di pace, un messaggio di amore, e questo è l'obiettivo più grande che noi abbiamo. Far parlare ancora Madre Teresa è un'opportunità di vita che ho desiderato fortemente e l'ho portata avanti fra mille difficoltà, ma non avrei mai lasciato andare l'opportunità di questa occasione importantissima della sua canonizzazione per dedicare alle persone che hanno, come me, avuto Madre Teresa come figura portante della sua vita. Il progetto è nato proprio dalle parole vere, proprio, non abbiamo cambiato neanche una virgola dei suoi dialoghi e dei suoi testi, tratti da discorsi che lei faceva nelle assemblee pubbliche, e questo materiale ci è stato gentilmente fornito da Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri, che in modo molto, molto caro, molto affettuoso lo ha fornito, e noi da qui abbiamo ricavato testi che poi sono stati i testi dei nostri brani. Una goccia nell'oceano non vuole essere altro che un modo assolutamente semplice ed umile per far parlare ancora Madre Teresa, che alberga nei nostri cuori. Io leggerò, interpreterò 6 monologhi nella vita di Madre Teresa in questa bellissima manifestazione. Sono onorata, ringrazio l'organizzazione che ha pensato a me con tantissime altre brave colleghe, insomma eccellenti, illustri colleghe, hanno pensato a me di affidarmi questo ruolo così impegnativo, così importante. Madre Teresa nella mia vita ha significato tanto sin da bambina, e ci sono stati 3 momenti importanti in cui l'ho incontrata così spiritualmente: uno nell'adolescenza e poi nel momento in cui mi è stato offerto di interpretare questo ruolo, perché l'anno prossimo porterò in teatro La vita di Lady Diana al Sistina e poi gireremo l'Italia, e poi per questa bellissima manifestazione, proprio indossare i panni di Madre Teresa, quindi per me è un'emozione fortissima. Sono onorato di poter collaborare con il professor Colangelo, la sua grande esperienza e sensibilità di umana e spirituale, oltre ovviamente tutti gli artisti, da Maeya e gli altri, soprattutto Maeya che ha realizzato questo CD. Insomma, speriamo che sabato 3 settembre saremo all'altezza di poter essere, insomma, appunto, seguiamo i pensieri di Madre Teresa e speriamo che ci assista dall'alto per riuscire a realizzare il tutto per il meglio. Siamo pronti e quindi, insomma, un piccolo mio contributo da organizzatore di eventi, piccoli, medi e grandi. La motivazione per cui è nata praticamente Children Italia, il motivo per cui è sorto, era un'esigenza formativa, una formazione che potesse guardare all'uomo nella sua integralità, l'uomo con tutti i suoi bisogni, con tutte le sue risorse,
E noi non facciamo altro che formare persone che sono al servizio dell'uomo, nell'educazione, nel supporto psicologico, nel supporto sociologico e così via. Quindi l'obiettivo è soprattutto valorizzare al massimo l'umano, innanzitutto motivando le persone che sono chiamate a lavorare con esseri umani, quindi sono tutte professionalità che hanno come referenti persone. Esiste un rapporto di collaborazione tra il Bambino Gesù, il Consorzio Humanitas e la LUMSA, che sta andando avanti da anni, che ha come scopo fondamentalmente quello di sviluppare una collaborazione sia sull'assistenza, sia sulla educazione, sia sulla ricerca. Children's Italia è la realizzazione già pratica di questa nostra collaborazione. Come Bambin Gesù noi forniamo svolgiamo un ruolo soprattutto di consulenti scientifici e di coordinamento delle attività. Le attività che comportano soprattutto le valutazioni di bambini che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, che hanno situazioni di disagio emotivo, che hanno iperattività. Sono felicissima di essere presente a questo meraviglioso evento con appunto il mio lavoro vestendo la cantante Maelia. È l'esempio che Madre Teresa di Calcutta, con le sue frasi, col suo sistema di vita, soprattutto come ha condotto ogni momento della sua vita, che mi fa essere felice di essere vicini e di cercare di cogliere anche nel mio operato quotidiano quello che sono stati i suoi insegnamenti. Quindi, dicevo, è per me veramente una grande gioia essere presente con il mio lavoro. Ho assunto da 3 anni il ruolo di presidente della Fondazione Beato Federico Ozzano a San Vincenzo de Paoli, che si occupa all'interno della famiglia vincenziana, nata nel 1833, della promozione della cultura del volontariato. Ma ci siamo anche occupati di opere concrete, quali il 20 di novembre del 1998 facemmo alla LUMSA un grosso convegno con grande partecipazione degli studenti, come comunicare con l'Altissimo. E me ne esame Madre Teresa di Calcutta, la Madre Tincani, fondatrice della nostra università, e il Beato Federico Ozzanam, colui che fondò nel 1833 la Società di San Vincenzo de Paoli, che si occupava appunto di assistere i poveri, i malati, i carcerati. Questa attività di volontariato, che è presente in 87 paesi al mondo, si può definire come il grande network della carità.